City sta aprendo le sue porte a centinaia di individui con abilità speciali per aiutare a costruire la città del futuro. Le persone dotate sono state invitate a Lincoln City per dare una mano nel settore dell'edilizia. Sì, all'epoca l'utilità di quei poteri superava i potenziali rischi alla sicurezza. Nessuno sapeva perché alcuni avessero dei poteri, ma finché lavoravano non importava. Eravamo vigili del fuoco, poliziotti, persino dottori, santo cielo. Usavamo i poteri per aiutare gli altri. Questa è la formazione il popolo di produttore. Ma economicamente parlando, col tempo le persone dotate non erano più richieste. Le macchine facevano il loro lavoro. Centinaia di dotati sono adesso senza lavoro. No, non ho detto che non assumeremmo una persona con poteri, ma che non ne assumeremmo una non registrata. Oggi parleremo dei dotati su Elche Radio. Non trovo uno straccio di lavoro. È una situazione di merda. Ehi, non puoi dire così allora. C'è una nuova droga sul mercato. Si chiama Psyche. Nuovo letale stupefacente. È l'allucinogeno più pericoloso d'America. Quali effetti ha su di lei? Mi fa sballare. L'ingrediente principale del Psyche è il liquido finale estratto da individui con gli spacciatori pagano profumatamente per averlo. Renderla illegale non risolverà nulla. Queste persone già non trovano lavoro. Le renderà solo un cartello chiamato Trust, gestisce il più grande traffico di sangue. Potrebbe essere definita una delle imprese americane di maggior successo. Il Psyche si sta diffondendo a macchia d'olio nelle comunità di tutto lo stato. Mia figlia è una tossica. Oggi tutti gli occhi sono puntati sul sindaco. Le autorità hanno annunciato una nuova politica per la registrazione dei dotati. Tutti chiedono l'espulsione immediata dei dotati. Vengo scansionato ogni santo giorno. Una nuova armata di agenti robotici chiamati guardiani. Penso per gli affari volare sopra la mia testa ogni notte. Mettono davvero i brividi. Devono lasciarsi in pace. Ehi. Mamma. Ti sei addormentata con la divisa? Sì. Sono pronta per andare al lavoro. Già. Ti preparo del caffè. D'accordo, grazie. Rispondi a questa domanda. Se fossi un ortaggio, quale ti piacerebbe essere? Dobbiamo farlo proprio ora. Sì, avanti, rispondi. E va bene. Un pomodoro. Un pomodoro? È sia un frutto che un ortaggio, è versatile. Come è me, vero. Sai, io so fare tante cose. Risponderai così se te lo chiederanno? Sentiamo, tu che avresti risposto? Io sarei una cipolla. Sul serio? Mm-hmm. Perché? Perché ha tantissimi strati, come me. È buona. Cavolo, per fortuna devo farlo io il colloquio perché era una risposta tremenda. Mamma, stai peggiorando. Sto bene. Se dovesse succederti qualcosa... Non devi preoccuparti. Ehi, non mi succederà niente. Mangia, non vorrai fare tardi. Connor Reed? Sì. Perché dobbiamo nasconderci? Loro commettono i crimini.
importa se hanno i poteri. Concordo, sono pericolosi. Ehi, che cosa state facendo? Muovetevi! Tommy, sarai la mia rovina. Ho un altro carico in arrivo tra un quarto d'ora. Svelti, andiamo! Joe, te ne serve un altro? Mi serviva un'ora fa. Dai, amico, ho bisogno di questo lavoro. Oggi hai avuto un tempismo di merda, Connor. Questa è la vita. Hai un altro carico in arrivo. Ti serve una mano. Ti do solo mezza giornata. Mezza giornata? Prendere o lasciare per me è uguale. Ciao. Ciao, com'è andato il colloquio? Ah, benissimo. Inizio lunedì. Ottima paga, l'ufficio. Sembra un sogno. All'ingresso. Guardiani in posizione. 10 Alfa 20, il drone è sul posto, potete procedere. Attenzione! Polizia degli incontriti! Tutti gli operai devono venire fuori per l'identificazione. 10 Alfa 20 all'162 di Westlake. È lei il caposquadra? Sì, posso aiutarla? Ci hanno segnalato l'utilizzo di dotati. Non ne so niente di questa storia. D'accordo. Mettetevi in riga. Forza! Bene. Toglietevi i cappelli e guardate in alto. La metà di loro sono dotati. Tutti quelli che hanno dei poteri possono levarsi dalle palle. Procuratevi un permesso la prossima volta. E chi ci dà i soldi per farlo? Non lo so. Non è un mio problema. L'ultimo a destra non guarda in alto. Ehi, stronzo. Ehi! Guarda in alto. Adesso. È un sospetto. Metti le mani in alto, avanti! Non muoverti! Guardiani pronti al rilascio. Voltati! Mani dietro la schiena, lentamente. Sì che fanno la differenza. Ti hai detto? Perché non parli più forte? 10 Alfa 20, portate il sospettato in centrale. Il drone vi farà da supporto. Procedete con cautela. State indietro, ho detto! D'accordo, va bene. Faccia a terra tutti quanti! A terra subito! È stata una sparatoria all'162 di Westlake. Mi servono rinforzi e un'ambulanza. Ricevuto, 10 Alfa 20. Rinforzi in arrivo. Mantenetevi a 200 metri di quota fino a nuovo ordine. L'obiettivo è nell'appartamento 106. È uno dei trafficanti di Sutcliffe. Bersaglio inquadrato, unità di terra in arrivo. Andiamo via! T-118, 40 metri, pronti al rilascio. Procedete. Rilascio. Guardiani online alla Riverton Towers. Avvistati due brutti di classe 4 con precedenti. Sono armati e pericolosi. Vieni. Fate largo! Torni dentro, signora. Chiuda la porta. Avanti. Fermo!
faccia a terra, adesso! Stai bene? Sì. Ammanettalo. Mani ben in vista! Fosse stato per me ti avrei ucciso. Venite a vedere. Vai. Cristo. Provato. Otto persone sono state ricoverate dopo l'ennesima irruzione in un covo di Syke. Il dibattito continua. Coloro che donano il proprio liquido spinale sono vittime o trafficanti. Grazie al coraggio delle nostre unità antidroga stiamo vincendo la guerra contro il Syke. Prima di celebrare il successo di questa operazione, non dobbiamo dimenticare che i cartelli continuano ad avvelenare i nostri quartieri. La polizia di Lincoln ha anche fornito il seguente video che mostra la cosiddetta epurazione, un viaggio mensile verso un impianto dove la droga viene incenerita. È il loro modo per dire: più ne fate, più ne bruciamo. È successo un'altra volta. Devi stare attenta, hai capito? I tuoi episodi, o come diavolo li chiami, mi costano dei soldi, quindi d'ora in poi ogni danno verrà detratto dal tuo stipendio. Ehi, non parlare così a mia madre. Connor, ciao. Stai bene? Sì, sto bene. Aspettami in auto, tesoro. Sì, aspetta in auto. Come hai detto? Sto parlando con la mamma, quindi dovresti aspettare in auto. E tu dovresti chiudere quella fonda. Connor, smettila. Basta. Esci dal mio locale. Vattene. Vai. Mi dispiace tanto, pulirò tutto. Anche tu. Quante volte devo dirtelo ancora? Non devi mostrare a nessuno i tuoi poteri, hai capito? E invece tu? Hai fatto cadere quel barattolo a terra. Devi iniziare la camp, mamma. Non abbiamo i soldi. Venderò il furgone. Non basterà. Allora troverò altri soldi, a qualunque costo. Sei tale e quale a tuo padre. Oh, ti prego, basta con questa storia. Allora smettila di comportarti come lui. Avevo 5 anni. Ricordo appena. Conoscevi il tipo di ieri? No. Mai visto prima. Nemmeno io. Ci siamo, forza. Crepate, brutti perdenti! A qualcuno! Stronzo! Di sì, merda! Bravo, è meglio se scappi! Cazzo! Hai visto? Culo. È della Lincoln Power quello lì. No, non farti ingannare, amico. Quella è la gang di Sutcliffe. Spacciatori di Syke. Mi serve un elettrico, classe 2 almeno. Nessuno vuole guadagnare oggi? D'accordo. Io sono un elettrico. Voglio 200, in anticipo. Ma dai, davvero? Che vada a farsi fottere. Classe 2? D'accordo. 200 in anticipo. Sali a bordo.
Cosa? Che... Vuole che la indossi? Bene, bastava dirlo. Non può parlare, coglione. Mille volte. Spero che tu valga quei soldi. Tempo stringe, forza, forza. Porca puttana. Ti arrendi? Classe 2. Bene, andiamo. Maddy, coprici. Novellino, aiuta Freddy. Cazzo. Idiota. Come andiamo? Che diavolo succede qui? Stiamo sistemando la recinzione. Fatemi vedere i documenti. Certo, torno subito. Rimanga lì, per favore. Servono rinforzi. No. Che succede? Puoi ripetere? Io non ho visto niente. No. Entra. Il mio amico ti schiaccerà la testa. Entra nel cazzo di cassonetto. Vi prego. Volete lasciarlo lì? Tranquillo, ha una torcia. Avanti, sali sul furgone. Tutte le unità nella zona 9 ci hanno segnalato un punto alla Jones Chemical. I sospettati sono in un furgone rosso diretto a est verso Short Avenue. Dammi i soldi e fammi scendere. Il lavoro non è finito, sta buono. Cazzo, quei droni sono ovunque. 113, nessun segno del veicolo. Servono altri droni nella zona 9. 18, ricevuto, entro nella zona 9. Garrett. Rilassati, spaventi il novellino. Togliete gli adesivi. C'è un furgone diretto al sud sulla Franklin, scendo di quota. Cazzo. Sta calma. 113, che cosa vedi? Merda, per un pelo. È fatta. Dov'è Sutcliffe? Andiamo.
Ha visto i notiziari? Hanno ripulito il mio covo a Riverton esattamente 2 giorni fa. Hanno preso tutta la roba. Lei legge la mente, vero, signor Sutcliffe? Legga la sua. Mi dica cosa pensa. Sta pensando a diversi modi per tagliarmi la gola. Ha una settimana per pagarmi, altrimenti saremo costretti a pensare a un piano alternativo per noi. E per lei. L'idrogeno produrremo Psyche per un anno. Chi è il nuovo arrivato? Connor, lui è Marcus Sutcliffe. Connor? Rabbia. No, potrebbe tornarci utile. Nia, porta questo giovanotto a fare un giro. Io e te dobbiamo parlare. Cosa prendi? Niente, sono a posto. Sicuro? Offre Marcus, alcol, ragazzi, sai. No, sono di passaggio. Di passaggio, certo, capisco. Non posso pagarti, non adesso. Ho 3 fuste all'interno del mio furgone. I nostri clienti sono stufi di aspettare, quindi... Quindi ci servono soldi per tenere quei lupi a bada. Se non diamo loro qualcosa, torneranno qui. E non solo per me. Capisci che intendo? Quanto è bravo quell'elettrico, il ragazzo? È forte, ma ancora non se ne rende conto. Ascolta, devi fare un colpo per me. Lui ci serve. Devo ancora addestrarlo. Allora fallo subito. Se fai questo lavoro per me, avrai tutto quello che puoi. Voglio quello che mi spetta. Un aumento. Chiama Nia. Invece tu? Che ci fai? Ti vuole. Ti vuole ora. Ci vediamo. D'accordo. Connor. Abbiamo un altro lavoro per te. La paga sarà molto più alta stavolta. $300. Un piccolo bonus per stasera. Se ne vuoi di più, ci vediamo domani mattina. Hai talento. Non sprecarlo. Sei tornato ora? Sì, un lavoro dell'ultimo minuto. Ah, non sapevo che lavorassi. Sì, nell'edilizia. Mi hanno dato un extra per gli straordinari. Ottimo. Sono tornata al negozio oggi e ho riavuto il lavoro. Mamma, quello è uno stronzo. È vero. Ma ci servono i soldi. Lo so, è solo... non mi piace che lavori lì. Neanche a me, ma a meno che i soldi non inizino a crescere sugli alberi, non abbiamo scelta. Sì, sì, sarebbe bello. Ah.
andrà tutto bene. So che adesso sembra tutto difficile, ma ce la caveremo. Sì. Avanti. Ne voglio ancora. Cosa vuoi? Io ho chiuso. Uscite. Perché? Dai. Levatevi dalle palle! Puttana. È questo che vuoi? Vieni a prenderlo. No. Avanti. Prima io. Niente telecamere, ma di sicuro c'entra il Syke. Ha preso solo l'idrogeno. 1000 litri. Sutcliffe diluisce quella merda, è disperato. Che altro abbiamo? Allora, una guardia è stata attaccata da un telecinetico e un bruto. Un piro ha fuso il lucchetto e un elettrico ha disattivato la rete. Non ci sono molti elettrici così forti. Vedi chi corrisponde al profilo. Stilerò una lista. Com'è stato il lavoro di ieri? Niente male. È stato un po' strano. Ma la paga è buona. Sì? Devi stare attento con quello. Lo so. È arrivato. Ragazzi, eccolo! Ehi! Ehi, Joe! Joe, dici qualcosa, dai! Cosa signori, hai ascoltate. Mi serve una giornata piena. Sei uomini, due bruti e due elettrici. Io sono un elettrico. Andiamo, perfetto. Dai, andiamo. Forza. Ok, basta, siamo al completo. Forza, andiamo. Ci vediamo domani. Mi dispiace, ma per oggi siamo al completo. Sono stato chiaro? Gli altri la prossima volta. Forza, salite. Io non so cosa vuole dire. Vuole il tuo bacon? Sì, va bene. Sai, mi chiedo perché un tipo come te voglia frequentare un gruppo di degenerati come noi. Sarai tu un degenerato. Freddy, l'hai sentito? Tu sei venuto da me. Sei salito sul furgone? Perché? Per i soldi. Potevi salire su un altro, avresti avuto una paga onesta. Non sarebbe bastata. Per cosa? Non importa. Importa a me. Dobbiamo sapere con chi lavoriamo. Mia madre è malata. Ok. Vediamo che sai fare. Forza. Ha detto buona fortuna. Grazie. Vedi quest'auto? Ci serve. Disattiva l'allarme. Cosa? Perché guardi laggiù? L'auto è qui. Merda! Sarebbe questo il lavoro per me. Fra 3 giorni dobbiamo rapinare una banca e tu non sei pronto, quindi sta zitto. Stammi vicino e fa come me, fa quello che ti dico. Disattiva l'allarme. Quanto sarà la mia parte? 25.000. Madre ti ha cresciuto da sola? Papà è morto quando ero piccolo. Immagino che fosse uno di noi. Un elettrico. Ucciso mentre rapinava un negozio. Quindi tua madre ti ha cresciuto senza poteri per non farti fare la sua fine.
Accendila. E tienila accesa. Dai, amico, mi serve un po' più di tempo, ok? Non se ne parla, dove sono i soldi? Nessuno vuole comprare l'idrogeno diluito! Ah! Cazzo! Abbiamo costruito noi questa città. Gestivamo fabbriche, costruivamo edifici, strade. Poi hanno introdotto le macchine non per massimizzare i profitti, ma per cacciarci via. Perché le persone normali ci hanno sempre odiato. Ma prima lo facevano col sorriso sulle labbra. Bene. Dov'è il resto? Non mi ha dato altro. Li hai contati? Dovevo contarli davanti a loro. Non me ne frega un cazzo dove li conti, ma devi sempre farlo, ok? Va bene. L'auto c'è il tizio che ti ha fregato. Non si scherza con gli elettrici, quindi stai attento. Come vuoi vivere questa vita? Seguendo le loro regole e nascondendo i nostri poteri, fanculo. Tu sei e sarai sempre un elettrico di classe 5. Mikey, voglio i miei soldi. Le cose sono cambiate. La Trust è venuta da me e mi ha detto che voi siete fuori. Questo è il mio territorio ora, quindi perché non vi levate dalle palle? Stai indietro! Sii te stesso, e se vedi qualcosa che vuoi, prendilo. Mary non lavora stasera, quindi se vuoi scusarmi. Concentrati. Aspetta, Colin. Adesso! Ciao. Stai bene? Sì. Sai quel colloquio che ho fatto? Sì. Mi hanno chiamato. E? Hai avuto il lavoro? Sì, ho avuto il lavoro. Non posso crederci. Se va bene, forse puoi iniziare la terapia. D'accordo, certo. Vedi, le cose si aggiustano. Lo so. Quello è un classe 5. 26 anni, nessun precedente, vive con la madre. Nessun lavoro, sommerso dalle spese mediche. Che ne pensi? A forza di ricevere colpi, poi dici basta. Parli per esperienza personale? Mettiamolo nella lista. Prego, signori. Grazie. Emily, che bel nome. Che posso fare per lei? Di cosa hai visto? Due guardie con mitra osservano ogni tua mossa. Telecamere a ogni angolo. Il cavo viene sorvegliato da qualcuno all'esterno. Si apre in due passaggi. Il primo è una combinazione, il secondo è una telecamera che controlla chi entra. La porta è elettrificata, ma puoi disattivarla con un impulso. Così scatta l'allarme. Il drone impiega 7 minuti ad arrivare, quindi dobbiamo farcela in 5. Scusi, ho finito la corsia 3. Carico gli altri prodotti? No, ci penserà qualcun altro. Ma non c'è nessun altro? Senti, non voglio problemi, chiaro? Ci penserò io.
anticipo in contanti avrà un tasso del 19,99%. Ci sono molte persone dentro. Possiamo gestirle. Andiamo. Ma che succede? Aiuto! Vi prego, non sparate! State tutti giù! Fate come vi ho detto e nessuno si farà del male! Se vi muovete, vi spareremo! Al lavoro! Su, vieni con me! Faccio a terra, avanti! Sappiamo chi sei e dove vivi. Non fare cazzate. È scattato l'allarme della Lico Dominion Bank nella zona 7. Possibile rapina in corso. Ricevuto, D112 in arrivo. Questo non è il momento di dimenticare la combinazione. Lo so, mi dispiace. Ok, tranquilla. Su, calma. Fai dei respiri profondi. Così, respira. Un numero alla volta. Okay. Poi andrai a casa. Giù, non muoverti. Ma che cazzo? Cosa? Prendi tutto. In piedi. Dov'è il resto? Quale resto? I 500.000 dollari che dovevano essere nel cazzo di cavò! Lo svuotano prima del weekend. Quando? Oggi alle 4. Fanculo! Confermata rapina in corso. Tutte le unità nella zona 7 alla Lincoln Dominion Bank. Codice 8. 20 secondi all'obiettivo. Forza, più in fretta! Ehi! Dobbiamo andare. Merda. Cazzo! Dobbiamo andare. Usciamo dal retro. Tenete la testa giù, capito? Via! Dove sono tutti i soldi? Non fallo. Cosa? Friggilo. A terra, subito. Questo è l'ultimo video. Fallo adesso, siamo fottuti. Se non lo vedrete, apriremo il fuoco. Guardiani pronti. Che cosa fa? Vuole colpire i droni. Rilascio, ora. Fallo. Sto perdendo il controllo. Motore 1 fuori uso. Anche il motore 3 è andato. Merda! Dov'è il resto? Il cavo era vuoto. Che cazzo significa? Allora mi vuoi spiegare? Sono solo 50.000 dollari. Spettava a te sapere quando lo svuotavano. Ora come cazzo ripaghiamo la strada? Questo è il 10% di quanto volevamo. Ok, quindi è stato un fiasco. Bel lavoro, Garrett. Tu ci avevi dato il via libera. Abbassa il tono, bello. Stai molto attento, Garrett. Ehi, bel culo. Ehi! Che fai? Sto adesso la preziosa? Hai un ragazzo per caso? Merda, sparisci! Va, muoviti! Qui. Andiamo! Ehi, bevo che volete? Per questa sera lasciatemi! Così, okay? Volevo solo divertirmi un po'! Basta! Lasciatemi andare! Fuori. Usa quella cazzo di testa e sistema questa faccenda! Ehi! Go! Ah!
fa un lavoro pulito. Parlami di nuovo così e ci finirai tu in quel furgone. Levami la mano di dosso. Senti, so dove si trovano. Dobbiamo colpire prima che ci attacchino di nuovo. Sono un bersaglio facile, posso farlo stasera. Garrett, tu non hai capito quanto siamo fottuti, vero? Non puoi andare in guerra con la Trust. Non possono passarla liscia. I nostri affari ne risentiranno. Sono i miei affari! Tu devi solo obbedire. Nia. Stai bene? Sì. Hanno già puntato un'arma contro. Capisco che ce l'hanno con Marcus, ma prendersela con la sua ragazza... Non sono la sua ragazza. Non in quel senso. Non intendevo questo, è solo... Dammi il braccio. Sto bene, non è niente. Che vuoi fare? Fidati. Sei una guaritrice. Ecco perché ce l'hanno con me. Perché guarisci Marcus? Ho le mie ragioni. Per il Psych? Non è solo quello. Devo ripagare un debito. Ehi! Dobbiamo andare. Non toccarmi. Fottuta tossica. Connor. Dove li hai presi? Ho fatto gli straordinari. Non mentirmi! Li ho chiamati e non hanno mai sentito parlare di te. Ci servono i soldi. Dopo tutto quello che ti ho insegnato, come puoi essere così stupido? Ma ho provato a modo tuo, ma non funziona. Non ci danno neanche un'occasione. Parli proprio come tuo padre. E allora? Almeno lui ha fatto qualcosa. Almeno ci ha provato. Cosa ti aspetti che faccia? Senti,
Non ti resta molto tempo, chiaro? Guardati! Non me ne starò qui fermo a vederti morire! Più in fretta del previsto. Il tumore sta spingendo il suo cervello contro il cranio. Ecco perché perde il controllo delle sue abilità. E in realtà è un bene che sia qui. Potrebbe essere pericolosa in pubblico. Può guarirla, vero? Beh, la sua malattia è stata trascurata troppo a lungo. Se vogliamo guarirla, va operata subito. Lascio che ci rifletta un po' su. Questo è il totale per l'intervento. Il ricovero non è incluso e viene $6,000 a settimana e i primi 5,000 coprono solo l'anestesia. Una volta ricevuto l'acconto, la sposteremo nel preoperatorio. Se le occorre un prestito, dovrà presentarsi... Connor Reed? Agente Park, lui è l'agente Davis. Hai un minuto? No. Non vieni proprio da una buona famiglia, Connor. Tuo padre non era certo un cittadino modello. L'impianto chimico sulla East Fifth. La Lincoln Dominion Bank. Sai niente di queste rapine? No. Giravoce che frequenti Garrett Kilton. Ha una fedina penale lunga quanto il mio uccello. Quindi è corta e sottile? Garrett Kilton lavora per il più grosso pezzo di merda di Lincoln City. Conosce Marcus Sutcliffe? Il suo psych è quello che bruciamo di più in tutta la città. Quanto ne bruciamo la settimana prossima? $4,000,000. Uff. È solo questione di tempo prima che becchiamo quello stronzo. E tutti quelli che lavorano per lui. Senti, Connor. Sappiamo di tua madre. So che è malata. Ti sei immischiato con delle brutte persone. Io farei lo stesso per la mia famiglia. Ma devi darmi qualcosa su Sutcliffe. Posso aiutarti? Vuoi passare gli ultimi giorni che restano tua madre a prenderlo nel culo da tutti i bruti della prigione? Non parli di mia madre. Oh, hai sentito, Park? Si è legato molto a lei da quando abbiamo fatto secco suo padre. Davis. Avanti, reagisci, grand'uomo. Niente mi farebbe più piacere che seppellirti accanto a quel fallito di tuo padre. Davis. Io controllerei meglio quel video. Non è me che cercate. Dai, andiamo. Torniamo dentro, ce l'avevo in pugno. Lasciamolo andare. Cosa? Scusa, hai detto lasciamolo andare? Gli abbiamo fatto la nostra offerta. Sì, e ce l'ha risputata in faccia. Non abbiamo altro che un classe 5 in un video sfocato. È inattaccabile. Allora, adesso andiamo a casa sua e una volta lì piazziamo un bel po' di psych e lo incastriamo. Questo è troppo, Davis. Stai passando il limite. Senti, amico, so che vuoi trovare un accordo. Avere informatori e delle prove, lo vorrei anch'io, ma non dimenticare quanto possono essere pericolose questo tipo di persone. Lei ti rende cieco. Cosa hai detto agli sbirri? Dobbiamo vedere Marcus. No, non puoi uscire da una centrale e chiedere un incontro. Non ho detto un cazzo. Se non mi credi, lo vedrò da solo. Per cosa?
un lavoro. Guarda chi c'è. Guardami negli occhi. Il ragazzo è tosto. Non ha aperto bocca. Quanto Psych puro ti hanno confiscato il mese scorso? 4 carichi. 4 carichi da te, 3 carichi dall'East Side e 2 dal South. Quanto valgono 9 carichi di Psych sul mercato? 10 milioni. 10 milioni di dollari. E in 3 giorni quei bastardi figli di puttana li inceneriscono. Vuoi colpirli? Tu avrai il Psych. E io avrò lei. Ah, che dolce. Vuoi guarire la tua mammina? Allora, accetti? Sì, accetto. Tranquillo, le parlerò. Un'altra cosa. Che vuoi? Stavolta dividiamo. (ride) 50 e 50. Ricordi quando ti ho trovato? Stavi mangiando da un cassonetto, proprio come un cane randagio. Te lo ricordi, Garrett? Ti ho accolto in casa, dato una ripulita. E ti ho dato tutte quelle cose che non avevi. Te ne sono grato. Ma lascia che ti spieghi una cosa. Il territorio è troppo vasto e c'è troppo prodotto. Va tutto nelle mani di una sola persona. Se diventiamo soci, ripaghiamo la trust. E poi io e te non risponderemo più a nessuno. Tu ed io. Tu ed io. Ok, Garrett. Accetto. Te lo meriti. Già. No fly zone inizia lì, tra la main e la quinta. Bene, allora andiamo. Il furgone passerà al centro di Lincoln City. Per via dei grattacieli i droni non possono volare in quella zona. Perciò dobbiamo essere furtivi. In questo modo avremo più tempo e nessuno ci scoprirà. Il furgone passa per di qua. Non va bene, ci sono troppe telecamere. Main Street sarà peggio. Se lo mandassimo laggiù? Connor rimarrà nascosto in questo vicolo. Se qualcuno dà l'allarme, i droni avranno il via libera e li avremo addosso in un secondo. Abbattiamo i guardiani e circondiamo gli agenti. Li leghiamo, prendiamo il Psych e scappiamo senza uccidere nessuno. Stavolta è diverso, Connor. Non ha importanza. Nessuno deve morire. Quel furgone ha una protezione contro gli impulsi elettrici 10 volte più potente. L'unico modo per disattivarla è farti avvicinare. Hai solo un tentativo. Se ci riesci, possiamo attaccarlo. Sì, sì, so che è un classe 5, ma è comunque un solo elettrico. Che facciamo se il ragazzino fallisce? Non fallirò. Può farcela. Dipende da quanto ci tiene a salvare sua madre. È chiaro. E non toccarmi, cazzo! Torno subito. Possiamo parlare? Aspetta, ferma. Mia.
Se guarisci mia madre, sarai libera. Tranquilla, non ti riporterò qui. Io ti interesso solo perché sono una guaritrice. È solo questo che vogliono tutti appena vedono che cosa so fare. Tu non sei diverso dagli altri. Stai bene in manette, Mikey. Lo ha detto anche tua moglie. Probabile. Procedete con la massima cautela. Partiamo. Drone scorta in posizione, partite pure. Sono partiti. Lea Torre 1, sono nella zona 2. Mi dirigo a nord sulla main. Ricevuto, ti vediamo. La scorta è vicina alla zona 1. C'è il divieto di sorvolo, non entrate. Ricevuto. Va bene. Nessuno si muova finché Connor non brice il furgone. C15, siete soli. Cazzo, è chiusa. Corre. Gira a sinistra, andremo verso la Liberty. Attendete la consegna. C15, perché avete svoltato? Torre, c'erano i lavori in corso. Siamo diretti a est sulla terza strada. Ricevuto. Arrivano. Attento, attento! Cazzo succede? Un idiota ha bloccato la strada. Muovi il culo! Avanti! Il 118, siamo nella zona 3. Attendiamo la scorta. Porti il veicolo immediatamente. Solo un attimo, per favore! Liberi il passaggio. Sì. Forza, forza, forza. Si tolga dalla strada o verrà arrestato. Immediatamente. Che cazzo fa? Questo è l'ultimo avvertimento. Che diavolo sta aspettando? Non scenda dal ragazzi, scusate, non riesco a spostarlo. No, fermi. Lei è in arresto. Codice 8, ripeto, codice 8! C15 offline, qualcuno vada da me. 118, chiedo il permesso di intervenire. Servono rinforzi nella zona 1. Connor! Oh, cazzo. Il 118, chiedo il via libera. Resta in attesa, c'è ancora il divieto di
1-5 sotto attacco, 1-5 sotto attacco, mi ricevete? Vogliono entrare! Ragazzi, state pronti! Muovetevi! A terra, forza! Vedi! A terra, non muovetevi! Fanculo! Entro nella zona 1, mi avvicino all'obiettivo. D-118 nella no-fly zone. Avete quello che volevate. Lasciateci andare adesso. Sali in auto. Voglio rivedere la mia famiglia, vi prego. No! Fate. Andiamo, andiamo! Connor, sali in auto, sali in auto! Forza, andiamo. 106 diretto a sud sulla seconda, non vedo i sospettati. Garrett, dove vado? Ehi, ehi, guardami, guardami. Andrà tutto bene, resisti. Deve andare in ospedale. Lo so che deve andare in ospedale. Ti portiamo in ospedale, stai perdendo troppo sangue. Merda, 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 merda! Guardate qua, tieni. Dove sono gli altri? Ho un regalo per te. Ti piace? Sì. Tuo padre mi deve ancora parecchi soldi. Ma forse dovrei solo farlo uccidere. E saremo pari. Iniziate a distribuirlo.
successo? Merda! Marcus ci ha fregato. No. No, tu ci hai fregato. Non provarci. È stato un tuo piano. Non cercare di dare la colpa a me. La tua avidità ha mandato tutto a puttane. Ti ha preso in giro, Garrett. L'abbiamo perso. Dove vai? Ho studiato tutti i reati di quell'elettrico e lui è l'unico abbastanza potente e disperato da riuscire a fare una cosa del genere. Reed è solo una pedina. Cosa te lo fa credere? Lo abbiamo interrogato. Non è un assassino. Avevate quell'elettrico in custodia. Perché non l'avete trattenuto? Non avevamo abbastanza prove per farlo, signore. E l'ho rilasciato. E questo è il risultato. Guarda quella cazzo di parete. Ti bastano come prove? Non si deve sapere. Se va tutto a rotoli, sarete voi a rischiare la testa. Potete starne certi. Ora trovate il bastardo che ha fatto questo. Ora che ha passato il limite. Ciao. Ciao. Mamma, mi dispiace tanto. Dove eri finito? Stavo cercando di capire alcune cose. Andrà tutto bene. Io posso sistemare tutto. Connor, tu devi smetterla. No. No, c'è un modo. Ok? Devi fidarti di me. Lasciami andare ora. Non posso farlo. Parliamo di espellere una volta per tutte i dotati. Parliamo di un problema di sicurezza pubblica. Ma i criminali continueranno a servirsene incuranti della legge. L'espulsione danneggerebbe solo gli innocenti. Il fatto è... Lina, tuo padre è qui! Arrivo! È stata una vera peste oggi. Continuava a far cadere oggetti dai ripiani. I bambini a scuola hanno paura di lei. Ciao, papà! Ciao, tesoro. Ne parleremo più tardi, ok? Com'è lo zucchero filato? Che cos'hai? Tu e la mamma volete abbandonarmi? Cosa te lo fa pensare? Alcuni genitori lo fanno quando i figli sono come me. Chi te l'ha detto? L'ho sentito alla TV. Ehi! Agente Park? Voglio solo darle questo. Papà, chi era quello? Solo un amico, tesoro. Andiamo. Ci vuole della panna o del latte nel caffè, signore? No, grazie. Molto bene. Cosa posso portare oltre al caffè? Ha letto il menù? Sì, anche uno doppio. Bene, ottima scelta. Vuole anche delle patatine? Sì, patatine fritte.
Benissimo, va bene, grazie. Ottima scelta. Va bene. Senta, vado a dare l'ordinazione e poi arrivo. Torno subito, d'accordo? Sì, ok. Sì. È un po' troppo tardi per un accordo, Connor. Devi consegnarti. Quando sarà tutto finito? Non te lo sto chiedendo. Se non agite ora, il Sykes sarà sparito, così anche Sutton. Sono morti 4 agenti. Forse il suo partner ha ragione. Sono solo un altro criminale come mio padre. Ha pagato per ciò che ha fatto e così farò io. Ma mia madre è l'unica cosa buona che io abbia mai avuto in vita mia. Posso consegnarle Sutcliffe, ma se questo non le basta, allora può anche spararmi. Se perdo lei, non mi rimarrebbe nulla comunque. D-109, rapporto. C'è stato un continuo via vai di spacciatori, ma nessun segno di Sutcliffe. Intervenite. Spero che tu abbia ragione. Diamoci una mossa. Forza, ragazzi! Prendiamo quegli stronzi! 108 a torre 2, decolliamo! 108 in volo, unità di terra in partenza. Nia, vieni! Via! Mani in atto! Polizia di Lincoln City! Marcus! Thank you.
Connor! Connor, adesso! Nia! Guariscimi! Finiscilo. Freddy e Maddy. Fottiti. Guarisci mia madre e poi sarai libera. Connor, non è così semplice. Perché no? Ehi. Prendi ciò che ti spetta. Ti prego, mi ucciderebbe. Salvala. Donna bellissima. Thank you.
fa? Basta. Basta. Connor. Ciao. Come? Sono qui. Il serbatoio è quasi pieno. Dovrebbe portarti ovunque tu voglia. Mi dispiace per ciò che ti ho fatto. Dove andrai? Entrerò lì dentro e cercherò di sistemare le cose. E io per la prima volta Lincoln City voterà per l'espulsione definitiva dei dotati. La proposta è stata approvata dopo che 4 agenti sono stati uccisi 5 settimane fa mentre trasportavano Syke. Sorridi, Park. Grazie ai nostri valorosi agenti che hanno svolto con coraggio e onestà il loro lavoro, le strade della nostra città sono più pulite e sicure. È il doppio di quanto vi doveva, Marcus. La Trust apprezza la tua generosità. C'è ancora del lavoro da fare. La polizia ci è addosso, ma la richiesta di Syke è altissima. Vedrò se sono interessati. D'accordo. Ciao, mamma. Forse non riuscirò a venirti a trovare per un po', ma so che veglierai su di me. Quindi, se perdo la retta via, tu dammi un colpetto, ok? Prometto di non andare di matto. Ti voglio bene.